me piace avere compagnia, quindi la mattina mi sveglio, vengo al campo e dico ok, sarà divertente, mi piacerà quello che farò e... Diciamo che è quella parte in cui ritrovi in altre persone quello che a volte cerchi in te stesso, è quella parte in cui hai bisogno di un confronto per affrontare la giornata, hai bisogno ecco di cercare degli stimoli diversi che però molte volte possono arrivare anche dalle parole di un compagno. Il gossip, io mi diverto un sacco, noi arriviamo, ci aggiorniamo sulle ultime, poi vabbè è il vederci tutti i giorni, cioè noi magari non le sento, ma so che tutti i giorni le vedrò, quindi anche questa cosa è l'incontro. Solitamente dietro un atleta c'è una vera e propria squadra e di questa squadra ne fanno parte tante figure, tra cui l'allenatore che è, diciamo, è quella quasi più importante e le compagne di squadra. E adesso che ho due compagne di squadra riconosco che è un grande vantaggio perché comunque hai lo stimolo, anche un po' la distrazione a volte dalla tensione del pre-gara oppure degli allenamenti e quindi aiuta in qualche modo a smorzare la tensione, avere delle compagne che magari con cui si condividono le paure oppure le vittorie o le sconfitte, quindi... Lo spogliatoio è un posto speciale. Dalla pancia degli stadi più importanti del mondo alle quattro mura spoglie di una palestra di periferia, non c'è alcuna differenza. Il gruppo nasce lì, nel dialogo e nel confronto che sono il motore principale dell'esperienza sportiva. È un sapere condiviso che aiuta a definire chi sei, a darti una casa, a rivelare a tutti, in primis a te stesso, che persona vorresti diventare. Per me è importante perché lo sport, innanzitutto in questo momento, insomma, lo sport non fa altro che per questi ragazzi di farli stare insieme, di farli comunicare insieme, di fare in modo che magari socializzano il più possibile. E poi perché credo che sia anche il divertimento è anche alla base della. È anche la base dello sport, cioè anche l'atleta assoluto che fa attività di altissimo livello, se non si diverte, secondo me non riesce a ottenere risultati. Per ogni atleta, dunque, funziona così. Tutti uguali eppure tutti diversi, liberi di esprimere il proprio carattere tra lo spogliatoio e il campo, i due poli di una calamita, tanto distanti eppure destinati ad attrarsi l'uno con l'altro. E il campo, come lo spogliatoio, è un territorio di conquista, uno spazio condiviso che diventa di tutti perché entrambi fondono il proprio fascino sull'universalità dello sport. Sport che non è mai soltanto sport, anche quando ha bisogno di una struttura ben precisa per manifestarsi a pieno. Quindi fare in modo che l'atletica leggera diventa un qualcosa di un gioco sostanzialmente, una cosa in cui uno si diverte. E naturalmente mettere insieme il farli crescere in maniera sana, in maniera pulita. È normale che poi più si va avanti con l'età e più viene selezionato l'allenamento, i mezzi di allenamento. Il mio allenamento inizia con il riscaldamento e è fondamentale, una parte fondamentale perché per un velocista se il riscaldamento non è eseguito bene magari si rischia anche l'infortunio. È una buona parte dell'allenamento, poi si passa alla parte successiva, quindi anche esercizi di tecnica a volte. E poi dipende dal periodo in cui mi trovo, ad esempio prima della gara si cerca la brillantezza e quindi meno ripetute e più veloci. Beh, adesso in allenamento stiamo provando un qualcosa di nuovo per me e sarebbe la partenza sui blocchi. Fare o non fare, non c'è provare, diceva il personaggio di una storica saga cinematografica. Ma ciò che forse il maestro Yoda non sapeva è che lo sport invece è la culla del tentativo, il santuario dell'errore, il luogo per eccellenza in cui sbagliare, col tempo, si tramuta in esperienza. Valida esperienza, come nella vita, di cui è un microcosmo. Lo sport è continuo rincorrersi di ambizione e di paura.
e che un balletto proteso verso il futuro dialogano, sorretti dalla passione di chi vede il valore in entrambe le cose. Come tutti gli atleti, io percepisco molto la competizione, nel senso mi piace, penso che sia naturale, no? Voler magari superare anche il compagno d'allenamento. È bello il senso di sacrificio, è bello raggiungere determinati obiettivi, avere delle ambizioni che sono comunque all'altezza dei propri sogni. La presenza mentale è importantissima e quindi la sofferenza fa parte comunque di quel processo che poi porta a determinati obiettivi che si spera siano i più alti possibili. Quelle sono brutte giornate, devo dire la verità. Sono delle brutte giornate e l'istinto è quello di togliere le scarpe e andarsene. Dici ok, basta, oggi non va e non capisci neanche il perché. Quel giorno sei andato così. La sfida è con gli altri, sì. Ma forse la sfida è principalmente con se stessi. Perché lo sport, anche in tutte le sue diverse discipline, è sempre e comunque uno solo. È uno solo dei valori. Uno solo nelle intenzioni, uno solo negli insegnamenti, uno solo nella volontà delle persone. Una delle cose che mi piace di più dell'atletica è che è uno sport su cui devi contare nelle tue forze e quindi questa cosa mi motiva sempre a dare il massimo ad ogni allenamento e mi piace. Sostanzialmente hai la responsabilità di portare proprio te a casa il risultato, quindi ti devi impegnare al massimo. Diciamo che sono abituata a provare questa sensazione e anzi quando poi la provi senti anche una certa soddisfazione dopo l'allenamento perché sai che hai portato a casa il lavoro per bene. Quando senti la fatica è proprio il momento in cui riesci a migliorare. E la sfida per un atleta, nel percorso di crescita di un atleta è importante ed è importante perché loro con il confronto con gli altri si rendono conto che il loro valore, il loro reale valore e quanto poi devono lavorare per poter raggiungere certi risultati. Spesso e volentieri sono i giovani che chiedono a noi di poter fare magari maggiori allenamenti, di poter avere più tempo per allenarsi, di poter dedicarsi di più. Beh, è normale che nello sport come nella vita ci sono alti e bassi e l'importante è anche saper riconoscere questi bassi e rimboccarsi le maniche quando è il momento. Diciamo che io lo vivo come un momento di crescita perché comunque ti porta a cambiare qualcosa e quel qualcosa può essere proprio l'elemento che mancava, l'elemento in più che serve ancora per andare meglio. Ed è tutta qui, nascosta in bella vista, la principale qualità di Ambra Sabatini, campionessa a Tokyo, indimenticabile. Esempio di forza e di tenacia per tutti coloro che hanno lo sport nel cuore e anche per tutti gli altri. È proprio la sua capacità di normalizzare tutto, sciogliendolo con grazia nella forza di un sorriso sempre pronto a esplodere e nella cura dei dettagli che solo i grandi atleti hanno e sanno di avere. Un grande traguardo che Ambra però ha dovuto conquistare ben due volte. C'era una gara qui a Roma in cui lei penso che fosse la prima gara a cui partecipava perché aveva di recente avuto insomma l'incidente e l'ho conosciuta per caso, quindi ho chiesto informazioni su di lei per capire chi era questa ragazza nuova. Ambra è un'atleta, una ragazza determinata, una ragazza che vuole tutto con almeno nell'ambito sportivo, con testardaggine, lo ricerca, è una ragazza che non si arrende mai, è una ragazza che alle volte sprona anche me a far meglio, alla ricerca di tutto, degli allenamenti, è una ragazza straordinaria. Per esempio in Ambra mi piace un sacco come la calma con cui si approccia, inizia ad allenarsi, prepara, fa quello che deve fare, nonostante magari alcune volte sia preoccupata per l'allenamento che deve fare, ma quando si mette sulla linea di partenza per fare non ce n'è per nessuno in sostanza.
Cioè, vedere Ambra e ogni giorno allenarsi in pista con quella felicità che trasmette è qualcosa di molto incoraggiante e molto entusiasmante. Ambra è Ambra nel suo nome, Ambra nella sua vita, è Ambra in relazione con noi, con l'allenatore, con tutte le persone che la circondano. Quindi il bello è che non siamo dei numeri, non siamo una prestazione su un cronometro, non siamo una medaglia, ma siamo delle persone che vanno a scuola, che studiano, che frequentano amici, che hanno una relazione, si innamorano e che vivono una vita normalissima come tutti. C'è stato un momento, ma anche recentemente, in cui mi sono proprio stupita del suo modo di correre. Io la vedo e dico, cavolo, è proprio brava, cioè mi ha proprio stupito, vorrei avere la sua capacità di attendere il momento giusto per alzare la gamba, spingere, tenere tutto fino in fondo. Ed a me piace tanto vederla correre, è questo, proprio, e quello mi fa capire che ha qualcosa in più, cioè come il suo modo di correre. In antichità, l'ambra, intesa come ambra, la pietra, veniva messa nelle tasche dei viaggiatori come portafortuna, come protezione dagli affanni della vita e come fonte di coraggio. Pezzi d'ambra. Ambra che rappresenta il cuore del leone, simbolo della forza, gentile, matura, quella che conosce il valore del viaggio. Dal giorno dell'incidente in avanti, Ambra non ha dovuto reinventare se stessa, ma soltanto continuare a essere chi era sempre stata fin lì. Non senza fatica, certo, perché spesso l'ordinario è la cosa più difficile da ottenere una volta che è stato smarrito. Ma la normalità è un'opinione come l'arte. E la grande dote di quest'artista dello sport azzurro è proprio la capacità di cancellare le distanze e di partecipare a rendere il nostro un mondo più giusto. Ricordo ancora quando misi la prima protesi da cammino, che la sentivo proprio come un corpo estraneo, e invece quasi come per magia mi sono abituata a tutto quello che riguardava la protesi, anche poi a conoscere tutto il mondo paralimpico. Prima volta che ho indossato la protesi da corsa è stato il 3 giugno del 2019, quindi quasi un anno dopo l'incidente, e le prime sensazioni non erano proprio ottimali perché ancora c'era qualcosa da modificare nella protesi, anche se già muovere quei primi passi per me era una felicità immensa, diciamo. Avevo un po' timore di non poter correre come prima. Campionessa e basta, senza se e senza ma, capace di migliorare gli altri e capace di ispirare migliaia di ragazzi che come lei guardano allo sport come strumento di espressione di libertà, di divertimento. Un luogo speciale dove la paura viene prima accolta, poi circoscritta e infine fatta evaporare. Questa paura poi se n'è andata quando ho provato la nuova protesi, che mi ha permesso subito di abbassare i tempi nelle prime gare dopo 3 mesi dalla prima protesi e di arrivare poi ad un record mondiale che mi ha portato alla qualificazione per Tokyo e tutto quello che poi ne è venuto dopo. E lì proprio ho sentito un'emozione fortissima perché non mi immaginavo che la tecnologia permettesse cose del genere. Veramente rimasi stupita e poi con tanta voglia poi di mettermi al lavoro e di cominciare veramente a correre per bene. Per me, per noi, insomma, lo sport è vita, cioè la vita reale, cioè quello che succede nello sport poi succede spesso nella vita reale. Lo sport è il sacrificio, il non arrendersi mai, il cercare obiettivi sempre, di non fermarsi al primo step e di andare comunque alla ricerca, di trovare sempre, di scoprire cose nuove, di andare avanti, di magari rialzarsi quando magari le succede un insuccesso. Quindi lo sport per me è vita. Io lo vedo come una credere, nel senso essere disposta a credere che tu puoi, diciamo, puoi realizzare i tuoi desideri. Questo secondo me è la nostra forma di coraggio, nel nostro piccolo è questo. Quindi è il crederci veramente fino in fondo e impegnarsi per realizzarlo. Quindi questo secondo me è la mia definizione di coraggio in questo momento. Ci sono modi e modi, incontrare il momento giusto in cui tu stai bene al momento giusto, il vento perfetto, la pista che va bene,
gli avversari accanto che dicono bene è una cosa veramente difficile, cioè ci alleniamo 10 anni, 12, 13 per migliorare meno di un secondo. La lezione di Ambra è la lezione di tutto lo sport paralimpico, quello che per ogni pezzo di corpo mancante regala una storia, regala un insegnamento, regala un istante di comunione con gli altri. L'atletica che è maestra, la fatica che è maestra, lo sport che da palestra di vita diventa un laboratorio. Perché se essere lo specchio di una società significa rifletterne anche i limiti, essere un laboratorio significa invece sperimentare, impegnandosi nella costruzione di un futuro migliore. L'atletica, secondo me, può insegnare i ragazzi alla vita sostanzialmente. Cioè, l'atletica leggera è uno sport individuale, lo sport individuale è un confronto quotidiano con te stesso e quindi mettere sempre ogni giorno te stesso alla prova, cercare di dice, ogni giorno ti devi migliorare, ogni giorno ti devi confrontare con te stesso, ogni giorno ti devi confrontare con il cronometro, ogni giorno devi dimostrare di poter migliorare le tue capacità. E quindi questo è un confronto che avviene, cioè quello che avviene realmente nella vita, cioè nel senso il poter dire va bene, ce la faccio, voglio andare oltre, voglio conoscere, voglio anche in momenti di difficoltà devo cercare di resistere. Questo per me è l'atletica, è quello che può lasciare i ragazzi anche nella vita. È proprio una scalata, una grande scalata che ti apre sempre gli occhi e ti lascia sempre, ti lascia tanto. Probabilmente non tutti gli atleti hanno un percorso uguale. C'è chi raggiunge determinate medaglie, determinati obiettivi, c'è chi invece resta lì nell'ombra, però comunque, nonostante questo, l'atletica ti insegna a vivere. Pezzi d'ambra nelle tasche dei viaggiatori, coriandoli di coraggio che cambiano il presente e che sulle spalle esili di una campionessa acqua e sapone possono aiutarci tutti a vedere il futuro. Un futuro più inclusivo, in cui lo sport non è mai soltanto sport, in cui può bastare un istante a migliorare la vita di tutti. Ho imparato che 14 secondi possono cambiarti la vita, insomma, e quindi di viverli al massimo, diciamo.